Al tempo di Francesco venivano chiamati catari i seguaci di un'eresia che si diffuse nell'Europa centro-settentrionale dal XII al XIV secolo. In Francia venivano chiamati albigesi, mentre in Italia presero il nome di patarini, dal nome dell'antico partito di opposizione alla Chiesa. Pestilenze, povertà e scandalo delle ricchezze ecclesiastiche furono cause e pretesti per il diffondersi dell'eresia. Per i catari, infatti, il mondo era stato creato dal diavolo, ovvero dal Dio cattivo dell'Antico Testamento, ed era totalmente dominato da lui. Ma il Dio buono del Nuovo Testamento aveva inviato uno dei suoi angeli, Gesù Cristo, per insegnare agli uomini il modo di liberarsi dal peso della materia, rivelando ai puri la via che li avrebbe condotti alla loro patria finale, il cielo. L'ascetismo e il completo rifiuto del mondo erano dunque necessari. Coloro che liberarono la Chiesa dall'eresia dei puri furono i nuovi ordini religiosi mendicanti che alla predicazione affiancarono l'esempio di Francesco d'Assisi, innamorato della bellezza e della sacralità della vita. Al disprezzo per il mondo, Francesco oppose la povertà, ovvero la lode e il rispetto del mondo come segno del Creatore. Lode a Dio, ma cum tutte le creature e non contro o nonostante le creature. Accarezzava l'umano e non disprezzava l'esistenza. Anzi, aveva dato la sua vita per la nostra e per scoprire, nella povertà e nella letizia, il centuplo quaggiù.